Domenica di Ascensione, 21 maggio 2023. Siano lodati oggi e sempre i santissimi nomi di Gesù, Giuseppe e Maria. Questa domenica in particolare si sarebbe dovuto celebrare il mistero dell'Ascensione il giovedì scorso. Infatti, mi pare soltanto in Italia o in qualche altro Stato, eccetto il Vaticano, per evitare ponti, moltiplicarsi ponti per fare delle vacanze, la Chiesa si è adeguata e ha trasportato a domenica, oggi, la celebrazione stupenda dell'Ascensione. Che misteriosa. Poi cercheremo di approfondirla dopo aver letto il Vangelo. Il Vangelo è di Matteo, capitolo 28, 16, 20. Nel tempo gli undici discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che io vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Come la resurrezione, pur essendo una realtà e un mistero, così anche l'Ascensione è ancora più misteriosa. C'è da notare che di tutti e tre Vangeli, o quattro, Matteo, Marco e Luca parlano di cielo, di andare al cielo, di sparire e essere elevato al cielo. San Giovanni non ne parla affatto. Solo San Matteo, dico in maniera ben precisa, in maniera fosse ragionata e pensata specialmente da un ebreo, che scrivendo agli ebrei esprime con la formula battesimale nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo la Santissima Trinità agli ebrei, mentre Marco e Luca non ne parlano di questo. Questa formula si legge soltanto in San Matteo, negli altri due no, in San Giovanni nemmeno. E c'è una ragione. Gli ebrei fino ad ora non credono che Gesù è Dio, non solo, ma che non esiste la Santissima Trinità. C'è il Padre e basta, il Figlio, ma tutti siamo figli di Dio in maniera generica, ma figli di Dio non significa essere Dio. Quindi appositamente vuole mostrare qual è la verità proprio ai suoi connazionali, perché il Vangelo di Matteo è scritto per gli ebrei. Tutti e tre nominano il cielo. E in questo tratto di Vangelo che abbiamo letto non c'è che ascenda al cielo
dando la benedizione. Non c'è chiaro questo. Però negli altri c'è come una contraddizione. Ascende al cielo. Qualcuno, ecco, abbiamo ascoltato, dubitava che ancora fosse lui. Ma quando lo vedono sparire, ancora peggio, nel senso che... Però questa contraddizione della parola cielo, che ora penso che capiamo che non significano le nuvole, non significano gli altri pianeti, non significa al di là degli altri pianeti, non è in senso materiale, è in senso figurativo. Come il cielo è dista dalla terra, così la terra è terra e il cielo è cielo. Allora il cielo è superiore, va al cielo. Questa contraddizione viene superata quando dice: io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. E se se ne va, com'è che è sempre presente? È chiaro, questa parola ascendere al cielo significa già entrare completamente l'umanità nella divinità. Ecco, porta con sé la nostra umanità, porta con sé i prigionieri per essere liberati, porta con sé tutti i peccati degli uomini per distruggere, porta con sé anche la morte per distruggerla per sempre. E questo, ecco, salire al cielo, perché noi saliamo al cielo, cioè noi entriamo nel cielo, entriamo, cioè nella dimensione che è superiore alla nostra, che è la divinità. E scoperto magari il mistero, almeno con poche parole brevi, ho cercato di approfondirlo assieme a voi, che la finale è questa, che il battesimo ti rende figlio di Dio, non solo, ma ci fa entrare a fare essere partecipi della divinità, l'umanità, attraverso il nome di Cristo. La divinità entra, cioè l'umanità entra nella divinità. Amen. Alleluia. Riporta il Signore Gesù con sé la nostra umanità alla divinità, che si era staccata. Ed è il nostro destino di figli di Dio, di battezzati o viventi il battesimo, perché bisogna viverlo. Anche la Madonna, che è assunta in corpo ed anima al cielo, lei non fa altro che di partecipare in modo pieno alla divinità, in modo tale che come Gesù può apparire, sparire, annunziare, parlare, scuotere, animare, meglio ancora degli angeli e più ancora dei santi, perché lei come Gesù ha il corpo spiritualizzato. Noi abbiamo questa certezza specialmente nelle presunte apparizioni. Noi vediamo la mano di Dio quando sono autentiche non le apparizioni, ma soprattutto il contenuto dottrinale perfetto che non contraddice alla dottrina evangelica e cattolica.
Il Signore sia con voi. Il Signore vi custodisca e vi protegga. Il Signore faccia risplendere su voi questa volta e vi dia la sua misericordia. Il Signore volga il suo sguardo verso di voi e vi dia la sua pace e la benedizione di Dio Onnipotente. Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre, specialmente per tutta l'umanità, che si convinca attraverso la nostra testimonianza che siamo lanciati verso il cielo, verso la divinità, essere veramente divini, figli di Dio. Ci facciamo aiutare dalla Vergine Maria Immacolata, San Giuseppe, San Francesco, Sant'Antonio, tutti i santi e gli angeli, con San Michele Arcangelo, San Gabriele e San Raffaele. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Siamo partecipi della natura divina. Alleluia.